la magia dello stadio da Lussa. Siamo prontissimi, Piero Gibardo e Luca Marcheggiani, per raccontarvi questa sfida. Ciao Pierluigi, ciao a tutti, non vedo l'ora che inizi questa partita. Queste dunque sono le scelte dei due allenatori. Tutto pronto, la sfida può avere inizio. Paglia il suggerimento. Può andare. Perfetto, terribile, ha rischiato davvero di fargli male. Arbitro si avvicina e qui può esserci il cartellino, che infatti arriva. Cartellino giallo. Non è vicinissimo, ma chissà, se se la sente fa bene a provarci. Soluzione in mezzo. Palla respinta dal portiere. Tocca verso il centro, messo fuori dalla contraerea. Recupero della difesa. Rimessa in una zona molto pericolosa del campo. Palla al centro. Può arrivarci di testa. Tiro da dimenticare, certamente occasione persa. È sempre incoraggiante arrivare per primi al tiro in porta. Questo dovrebbe mettere la partita in discesa per loro. Prova il filtrante. Spazza via con decisione. C'è spazio in contropiede. Buon recupero difensivo. Riceve e si prepara ad avanzare. Ha una buona occasione. Sceglie il compagno da servire. Punito per questo intervento. Azione interessante sulla fascia. E qui ci aspettavamo sicuramente una soluzione migliore. Sono partiti con molta determinazione, stanno cercando di sbloccare la partita più in fretta possibile. Certo, per riuscirci dovranno fare meglio in fase conclusiva. Malamente il possesso del pallone. Ecco il traversone. Hanno trovato il gol. 1-0. Un cross perfetto, non poteva davvero sbagliare. Ha colpito bene, con perfetta coordinazione. Gran colpo di testa.
hanno trovato subito il gol del vantaggio, adesso avranno spazi. Il gol darà loro sicurezza, ma non dovranno assolutamente accontentarsi. C'è campo per andare. Pallone dentro, ci prova di testa, è intervenuto bene sull'anticipo ma non ha trovato il gol. È riuscito a prendere un gran pallone, certo poteva concludere meglio, è facile dirlo da qui però. Ottimo anticipo. Azione sulla fascia. Buona azione difensiva. Ben posizionato, riceve palla, può attaccare. Può tirare. Palla larga verso il fondo. Era in fuorigioco. Bravi qui i difensori. Ekdal. Hanno sbagliato il passaggio. C'è Quagliarella. Provano il contrattacco. Manca un quarto d'ora alla fine della prima frazione. Sbaglia il passaggio. Cerca la profondità. Saggio intercettato. Ha diverse opzioni di passaggio. Crossa in mezzo. Prova la volée. Ma ce l'hanno fatta. Gol. Questo gol gli dà ancora maggiore sicurezza. Un tiro spettacolare. Ha finalizzato nel migliore dei modi con un tiro davvero pregevole.
2-0 dunque. Un gol determinante, con due reti di scarto possono anche permettersi di gestire la partita. Occasione! Ha perso un pallone pesantissimo e per poco non pagavano con il gol. Momento completamente in ritardo. Palla al centro. Non riescono a trovare il colpo risolutore davanti alla porta. Aggancia il passaggio. Apertura dall'altra parte. Passaggio non va a buon fine. 40 minuti in questo primo tempo. Prova a passare la difesa col pallone profondo. Non ha nessuno a cui appoggiare. Occhio alla ripartenza. Niente da fare, intercettato. Prova il tiro. Preferisce non correre rischi. Cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. Quagliarella! Gol incredibile, un gol pazzesco. Vantaggio di 3 reti e il gol della sicurezza. Ha scelto il cucchiaino trovando un gran gol. Che classe, la sua conclusione fantastica ha fatto schizzare in piedi tutti i tifosi. Si riparte dal 3-0. Arbitro dice che può bastare, si chiude così il primo tempo. Sono in vantaggio, ma non in virtù di un calcio spettacolare. Finora sono stati abbastanza prevedibili. 3-0, c'è una montagna da scalare per la squadra che è sotto nel punteggio. Missione semplice, tornare in campo, cambiare la storia di questa partita. Vediamo dove può arrivare. Ha una buona occasione. Compagno sulla fascia ha tutte le ragioni di arrabbiarsi, era completamente libero. Verticalizza e il pallone viene recuperato. Palla per Quagliarella, parata fantastica. Rimessa laterale potenzialmente pericolosa. Occhio al movimento sulla corsia. La crossa in mezzo, ottimo l'intervento che allontana, è riuscito bene a liberare. Occhio, si riprova.
Ekdal. Passaggio intercettato, poteva essere un'opportunità. C'è Quagliarella. L'azione era ben organizzata, ma hanno sbagliato l'ultimo passaggio. Cerca spazio. Tiro da lontano. Sventa il pericolo. Prezioso qui, il difensore ha spazzato via in out nonostante l'errore del portiere. Palla verso il centro. Che stacco di testa! Pallone invitante, sfruttato male però. Passaggio impreciso. Cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. Spazza via il pallone. C'è spazio per andare. C'è il cross. Aggancia il passaggio. Se n'è andata un'ora di gioco. Ekdal. Occhio al cross. Allontana il pericolo. Libera senza pensarci troppo. Ci ha provato. Splendido intervento del portiere. Occhio al contropiede. Cercano spazio sulla fascia opposta. Cerca la profondità. C'è la possibilità di ripartire. Ottima chiusura difensiva. Guadagna metri verso la porta avversaria. C'è l'errore nel tocco. Riceve un pallone interessante. E c'è il gol. È un gol importante, sono ancora vivi. Era marcato bene, ma per fermarlo devono abbatterlo. Ha fatto vedere di cosa è capace, anche quando viene marcato strettissimo. Si riparte con due reti adesso da recuperare. Prova il cross. Devono giocarla con più tranquillità. Partendo dalla difesa, stanno buttando via troppi palloni. Lì non si passa.
Calcio di punizione che viene concesso. Tocca verso il centro. Buon pressing difensivo. Sarà rimessa laterale. Prova al volo. E ce l'hanno fatta. Adesso sono sotto appena di un gol. Splendida la conclusione. Sì, ha colpito il pallone di prima senza esitare e ha trovato un gran gol. Adesso ovviamente il distacco si riduce. Questo gol riaccende le loro speranze. Ora faranno tutto il possibile per pareggiare. Cerca il cross. La mette fuori. Stanno cercando di chiudere la partita facendo un altro gol. Ultimi 15 minuti di gara. Spazza via. Può andare. Cerca spazio. Riceve palla. Ha sprecato una grande opportunità. Poteva dare alla sua squadra la sicurezza della seconda rete. C'è campo per andare. Ben posizionato, riceve palla, può attaccare. Discesa libera. Cross verso il centro. Un buon tentativo, anche se non è andato a buon fine. La difesa ha avuto fortuna. Si sono salvati solo grazie a una conclusione non impeccabile. Quagliarella riceve e si prepara ad avanzare. Da lontanissimo. Buona la conclusione. Ha fatto bene a tirare la terra. Per il portiere sarebbe stato difficile arrivarci. Alla persa, poteva essere un'occasione. Mancano 5 minuti alla fine della partita, un solo gol a dividere le formazioni. Un buon pallone. Attenzione! È mancata decisione nel provare il tiro. Non ha agito abbastanza in fretta, ha permesso alla difesa di riorganizzarsi. Buona serie di passaggi. Iniziativa interessante. Ottimo anticipo difensivo. Da lì potrebbe anche trovare la porta. Palla verso il centro. Corner, ultima possibilità. La battuta in mezzo. C'è il tiro al volo. Ha
aggancia il passaggio. Solo una botta per lui, fortunatamente di nuovo in campo. Ecco un'altra rimessa in una zona potenzialmente molto interessante. Va giù, sarà fallo. Arbitro che si avvicina verso il difensore e qui il calcio di punizione è ovvio, così come il cartellino giallo. Posizione invitante anche per una conclusione diretta. Pallone dentro, prova il tiro a volo, ecco il fischio, è finita. Una battaglia dura, appena un gol di differenza tra le due squadre, ma alla fine credo un risultato meritato. Sicuramente è stata una partita divertente, un bello spettacolo anche per gli spettatori neutrali. Me non rimane che salutare tutti, grazie Luca, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, alla prossima occasione, con il grande calcio.